Come voi ben sapete, quando si verificano questi stati di agitazione in forme estreme, dovere della scuola, del dirigente in prima persona allertare le forze dell'ordine, cosa che è stata fatta regolarmente ieri. Noi abbiamo contattato la Digos che è venuta in istituto come di prassi ed ha anche ovviamente preso contatti con i ragazzi, segnalato insomma i nominativi di alcuni di loro che hanno patrocinato la protesta. I ragazzi stanno tenendo dei corsi alternativi, possiamo dire, Sì. alle lezioni. Sicuramente, questo è uno poi degli aspetti positivi in questo quadro, diciamo, di disagio che si è delineato negli ultimi giorni. Hanno deciso di proporre tutta una serie di tematiche che tra l'altro mi hanno segnalato, sono proprio qui sulla mia scrivania, che verranno anche in parte tenute da docenti. Sono tematiche all'ordine del giorno, temi legati alla psicologia, temi legati alle problematiche ambientali, e tutte devo dire di un certo spessore, di un certo interesse, ma oltretutto hanno anche organizzato un servizio dell'ordine per i diversi piani dell'istituto, e questo mi è parso tutto sommato una forma di maturità da parte dei ragazzi. E anche questa mattina io sono venuta a scuola con il timore di trovare delle situazioni, diciamo, di pericolo, anche di disagio. Invece ho notato che hanno rispettato la scuola, anzi si occupano di fare pulizie, e persino da quello che è stato l'ultimo incontro avuto con questi ragazzi si è parlato di dipingere i muri della scuola, di mettere a posto la palestra. Quindi voglio dire, si tratta di attività che comunque sono apprezzabili per quello che mi riguarda. Sto riuscendo a mantenere costante il dialogo e in qualche modo a controllare, a pilotare questa protesta.